Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la prima medaglia e siamo giunti alla città di Zondopoli, dove abbiamo catturato, ahimè, la pippa. Lo schifo umano, Wachog. Signori miei, fa cagare, è terrificante, io l'ho allenato, cioè io adesso ve lo faccio vedere. L'unica cosa buona che ha effettivamente è l'abilità che è statico. E poi è l'emblema della merda, è proprio terrificante. Se guardate le mosse vi vengono 3 tumori. E a parte Dragofury è tutto un disastro, perché voi dite vabbè, Rogodenti non è pessima come mossa, però grazie al cazzo c'ha 65 di precisione. Comunque oggi andremo a ottenere la seconda medaglia, sempre sperando di aver preso i rimedi. E sì, ce ne abbiamo abbastanza. E direi di avviarci, signori miei. Seconda palestra, che tecnicamente dovrebbe essere di tipo veleno, ma ovviamente il randomizzatore farà il cazzo che gli pare. E nulla, io spero che questa serie vi stia piacendo, visto che comunque questo qua è un figlio di puttana. No, visto che comunque l'apprezzamento è molto alto e che il primo episodio è stato molto visto, soprattutto da gente al di fuori del canale, mi fa davvero piacere, perché oh, cos'è, alternative rock probabilmente. E nulla, no, vi dicevo che appunto questa serie qua mi fa molto piacere che sia, fra virgolette, andata in tendenza, non letteralmente, ma che comunque sia finita nei consigliati. Ecco perché è un'idea che mi piacerebbe portare anche al di fuori del mio canale, o comunque del canale di Luke che la sta portando. E appunto mi piacerebbe che la facessero anche altri youtuber, e il fatto che sia stata vista da più gente è un motivo in più, diciamo, di apprezzamento per questa serie. E comunque, raga, questa è la prima battaglia di Wachog. Tra l'altro, Dragofury non è che dici, dai, magari te l'ha randomizzata con 100% di precisione. No, ha comunque non gli ha fatto nulla. E vabbè, comunque, tornando al discorso di prima, sono felice che la gente vedi questa serie, che più gente visualizzi questa serie, perché in questo modo potrà andare oltre, diciamo, i suoi livelli di adesso. Comunque, Wachog fa sempre più pena, effettivamente, sì, vabbè, però vabbè. Cioè, non c'è una mossa che gli fa male, sul serio. Reggi. Stati, ok, una cosa buona l'hai fatta. Magari flagello lo butta giù, dai, adesso. Cioè, tu di che tipo sei, però, a sto punto, perché le domande me le devo porre. Acqua fresca su Wachog, dio mio raga, e subito si fa vedere, subito la sua potenza è mirabile, devo ammettere. E nulla, quando bevo durante i video sistematicamente mi devo lavare. No, non la borsa, grazie. Non lo so, cioè io ditemi che cosa potrei fare. Non ho voglia di switchare, perché poi io so che switch o mi fa una mossa, fa critical, mi shotta. Io preferisco che mi muoia. Non azzecco una cosa, cioè è l'ebola sto Pokémon. Rogodenti, dai. Ok, perlomeno lo fai tentennare, questa è un'ottima cosa. Crescita. Ecco, se ad esempio questo qua mi fa una mossa fisica, io parto per la tangente. Soprattutto Wachog parte per la tangente. Se è fisica muoio. Aia. E dai, che due coglioni però. Che Pokémon di merda. Vabbè, ritirati Wachog, è stato bello. Proviamo a mandare Mew. No. Fermo, eh. Ok, perfetto. Minchia, che schifo di vita. Allora, calcio basso, giù. Ti prego, ole. Madonna raga, sei scarso Wachog. Ma nel cervello è proprio scarsissimo e non ho più parole. Calcio basso di nuovo. Cioè arriva Mew praticamente liquida. Pugno d'ombra, di che tipo sono? Ma tanto pugno d'ombra è randomizzata di tipo, che problemi mi faccio? Calcio rullo, per piacere. Oh, Wachog, prendi appunti, cazzo. Ok, battuto Clerk, che non so chi sia. E ok, no, fermi, curiamo il coso lì, l'aborto. Perché sì, raga, Wachog è terrificante. Tra l'altro non so perché pensavo fosse paralizzato, ma Wachog fa davvero pena, sinceramente. Non quanto Diggersby, ma mi piace davvero poco come Pokémon. Tra l'altro,
Vi avevo detto nello scorso episodio che vi avrei chiesto se volevate vedere il Pokéwood o no. Bene, frega cazzi di quello che avete risposto, io lo taglio perché è una parte inutile per la Nuzlocke. E difatti la domanda del giorno di quest'oggi sarà: qual è la cosa che odiate di più dei giochi Pokémon? Perché la mia sì, è il Pokéwood. E non me ne vogliate, non è tanto per il fatto che nei Pokémon si debbano fare i film. Perché di fondo, secondo me... sei scarso, cosa ci dobbiamo fare? Ok, se mi avesse preso, sarei morto. Questo Watchog è scarso. Molto. Abbiamo un problema. Scendi neve e olè, perfetto, ce l'hanno tutti in sto gioco. No, appunto, dicevo, non è tanto per il fatto che è proprio fare i film, che come idea è anche carina in un certo senso, ma è più che altro il fatto che io sia costretto all'interno del gioco a passare una cosa come 10-15 minuti all'interno del Pokéwood a fare cose di cui non ho, che non ho sbatti di fare. Cioè, voglio proseguire nell'avventura, cosa me ne può fregare a me, sinceramente, dei film. Invece è obbligatorio, e questa cosa qua me l'ha fatto odiare più del dovuto, perché, ripeto, di fondo l'idea non è neanche orribile, sinceramente. Canto antico. Però è di tipo lotta, perché ce l'ho anch'io, quindi non dovrebbe essere efficace. Infatti, perfetto. Raga, però ho un problema. Cioè, la grandine mi sta mandando a casa. Canto antico non dovrebbe farmi male, a meno che non crita, però non dovrebbe. Ok, perfetto, mi stanno finendo i pipì delle mosse e considerate che ne ho fallite tipo una decina. Guarda, mi fai talmente cagare, Watchog, che ti do la polvere energia che è amara. Cioè, sono l'alia così a caso, ha molto senso. Cioè, ho finito le Dragofuria, non so se ve ne rendete conto. Urlo rabbia, cosa vuol dire? Mi diminuisce l'attacco speciale. Ah, tra l'altro sì, se non sbaglio, Dragofuria dovrebbe essere speciale. Rogodenti speciale, flagello fisica, sanguisuga speciale. E tra l'altro proviamo a fare un sanguisuga, raga, così, dal nulla. Visto che non l'abbiamo ancora usato. E non lo useremo più per i prossimi 20 anni. Oh, perfetto, la grandine fa il suo lavoro. Ok, è rimasta solo Velia con il basso, perché sì, suona il basso. Cioè, lei canta e suona il basso, è una cosa che non si è mai vista. Però va bene lo stesso, cioè noi non... Forza, ti darò una bella lezione, io ho paura. Ho paura. E sto lag... Olè. Perché sì, come vedete ha 4 corde praticamente. Cioè non è che potete vedere le corde, ma potete vedere i cosi per accordare, per chi se ne intende. E quindi è un basso, ma di solito la gente non suona col basso, suona con la chitarra. Cioè Billy Johnson, Kurt Cobain, non è che suona il basso, cioè la chitarra. Però vabbè, Velia, fai un po' come ti pare, basta che non mi ammazzi, poi per il resto. Cioè, gli ho cagato in testa praticamente, non gli ho fatto nulla. Gli ho sputato, gli ho leccato le corde, non lo so. Braciere. Watchog, ritorna, ti prego, sei un cancro esistenziale. Oh, mamma mia, vai te, Mew. Meno male, raga, se non avessimo Mew, cioè questa Nuzlocke qua sarebbe andata a puttane già da secoli, tipo. Comunque, signori miei, alla fine di questo episodio conto di arrivare ad Austropoli. Ad Austropoli ci sarà una cattura. Il problema è che se non trovo un Pokémon decente e soprattutto che si possa evolvere, bestemmio, perché non dovrei. Allora, calcio rullo e qua dovresti essere a posto, caro mio Drifloon. Sì, perfetto. E tra l'altro abbiamo i Pokémon abbastanza livellati, noto. E la cosa mi fa relativamente piacere perché... la durazione... E a due persone lo confone, ma... No, è troppo rischioso in sto gioco. No, non far dimenticare. Blocca, stacca. Tutto quello che vuoi, ok. Sarà Stunky, ma dite che lo posso... Beh, proviamo a mandare Watchog, perché gli altri due sono al 20, quindi ha senso che li porto. Tra l'altro, minchia, raga, Watchog non si vo... Cioè, la morte di... Ditevi, scrivete nei commenti secondo voi a quanto è quotata la morte di Watchog. No, sul serio. È vero che c'era la musichetta bella, madonna, mi so... Cazzo, sbigo attacco! Io continuo a dimenticarmi che le mosse qua sono randomizzate. Appunto! Statico, godo! Godo, lezzo! Godo, te lo meriti! Rogodenti che attacca 2 volte di fila, segnatevi la data, per piacere. Rogodenti di nuovo, pugno rapido, ma tanto anche se super efficace non mi ha fatto male prima. Ok, perfetto, infatti non toglie niente. Ecco, perfetto. Watchog fa subito vedere di che pasta è fatto. Dai, per piacere.
Ok, dovremmo farcela secondo me. Secondo, se ho fatto bene i calcoli, dovremmo farcela. Pugnerà, ecco, forse non ho considerato i crit. Quindi tu mi stai dicendo che questo non era un crit. Ottimo. Ho l'ultima acqua fresca. Se poi vado in mona è un problema. Lui per fortuna è paralizzato, non può agire, ma prima di dire questo voglio dire che lui per fortuna non sembra avere mosse particolarmente forti, oltre a pugno rapido che è super efficace. Rogodenti va giù. No, regge. E vabbè, non ti ricaricherai mai. Giura, tra l'altro Dudley si chiama questa, cioè il... Sì, Dudley era tipo il fratellastro di Harry Potter. Il, no, non il fratellastro, scusate, il cugino di Harry Potter. E comunque sì, non ho fatto commenti sul fatto che Watchog abbia finito le mosse. Non li ho fatti di proposito. Questo era un critical. Ottimo, se quello era un critical ho perso la Nuzlocke. Flagello. Eeeh, gli ho accarezzato la cappella. No, Bullo, ti prego. Ecco, se adesso mi colpisco da solo, perché già i problemi non erano abbastanza, no? Con questo Pokémon. Guardalo. Oh, l'ha preso! Miracolo divino! Mi sto convertendo! Pugno rapido. Ok. Ecco, questo secondo me invece era un critical. Non è più confuso, flagello potenziato. Secondo me va giù. Dovete capire che io devo stare zitto. No, ti prego, dai, perché devi farlo stronzo? Perché devi farlo stronzo? Proprio celebrare lo stronzo. È così confuso da colpirsi da solo. Dai, oh, buttalo giù, ti prego. No! No! Oddio, sì! Sì, culo di merda! Oddio, non ci ho pensato. Mi fai talmente schifo, Watchog, che non lo so, ti volevo morto nel subconscio. Oddio! Non ci ho pensato, ho completamente rimosso il fatto che fosse confuso. E con un brivido otteniamo la medaglia. Perfetto, medaglia... Non si chiamerà mai veleno, è troppo mainstream medaglia veleno. C'entra qualcosa con la musica, non lo so. Arsenico? Cos'è l'arsenico, a parte essere un elemento della... Sì, ha voglia se è veleno shock tutta la vita. Comunque, ecco, perfetto, adesso iniziamo con i tagli, raga. Questo è il Pokéboot, io ve lo taglio, è una cosa che veramente non sopporto. Sì, 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 dobbiamo andare a convincere suo padre a tornare a fare il capitano. La voglia. Cioè, la voglia interiore, proprio. Tu che mi aspetti fuori per mettermi a 90, non lo so, c'è una faccia poco raccomandabile. E nulla, l'arsenico, se non sbaglio, era un elemento della tavola periodica, avendo studiato chimica 4 mesi fa. Dovrei ricordare che l'arsenico è un elemento della tavola periodica, cioè so gli elementi della tavola periodica, però non so fare i maschili e i femminili. Comunque, signori miei, dato che stiamo per andare al Pokéwood, io taglio e ci becchiamo tra un attimo. Ok, abbiamo finito il Pokéwood, possiamo proseguire. Che bello il Pokéwood, raga, veramente un'emozione unica poter recitare in un film fake. Comunque, Team Plasma, esatto, siamo del Team Plasma. 2 anni fa siamo stati traditi da qualcuno che consideravamo un sovrano e un eroe. Sarà John Frog, ma non diciamolo a nessuno. Il nostro tentativo di imparare l'italiano finì in un fallimento. Ma non ci arrendiamo, non molliamo. Abbiamo già un nuovo piano di dominio. Chiudi il becco, siete solo degli ipocriti, dite di voler salvare i Pokémon, ma in realtà siete dei banali ladri di Pokémon. Madonna le ripetizioni, Luke, non pensate di passarla liscia. Ci mancava solo questa, prima i Lillipup ci hanno inseguito alla fattoria, e ora dei mociosi ci sbarrano la strada. Pazienza, ci rifaremo rubando i loro Pokémon, che però non conoscono pazienza, attenzione, fatevi sotto, pivelli. Ok, immagino di doverlo sfidare, sventerò il vostro nuovo piano, non vi perdonerò, Team Plasma. Cosa pensi di riuscire a battere? Che domande. C'ho un Watchog, vuoi che non ti batta? C'ho il tuo Pokémon peculiare, tra un attimo. Ok, sfida col Team Plasma e sfida anche con la bottiglia. Dovrei imparare a suonarla con l'elettrica, quella del Team Plasma, perché è davvero bella. Staraptor. Perché non bastava Light Platinum, che la gente aveva i Pokémon di quelli di prima, no? No, serviva anche questo. Scala roccia. Ah già, giustamente ha le stesse mosse di prima. Ah. Ok, raga, c'è da dire che sto Watchog nel suo far cagare, cioè, lo adoro. Quando paralizza lo adoro.
Ok, questo qua è il Pokémon che penso sia di tipo buono. Non ne ho idea. Ok, perfetto. Questo crescita. Dai, è veloce, ti prego. Tanto adesso comincerò a fallire come uno stronzo. Sicuro. Urlo rabbia, devi stare fermo. Che curiosità, ho fallito. Ma da. 2 volte di fila, perfetto. Dai, ti prego, attaccalo. Ole. Scala roccia. Fermo. Urkugiuda, no, fermi, Fese, cosa sto facendo? Questo è un problema, ad esempio. Ok, mi pare che no, Mew è quello che aveva buone difese. Perché Absol invece, tipo, è scarsissimo in difesa fisica. Gran voce cos'è? Cioè, è fisico speciale, non lo so. So solo che non mi ha fatto nulla, non lo so. Calcio rullo, prova a tirarti un calcio in testa, cosa posso fare? L'ho quasi mandato giù. Tentenna non può agire, godo! Godo, godo come un muflone, giù. Era l'unico? Dimmi di sì. Wajog livello. No, falso finale. Falso finale. Che tristezza. Che tristezza. Falso finale a livello 20. Tu speri che il tuo Pokémon schifoso impari una bella mossa. Falso finale. Ok, intanto ci dà la MN01 che contiene dizionario Zanichelli per contrastare la dislessia. E nulla, direi di andarci a curare e di proseguire. Tra l'altro qua c'è un'altra tipa con la chitarra. Aspetta, sono curioso di parlarti. Hai presente la band di Velia? Ultimamente comprare i biglietti dei loro spettacoli è difficilissimo. Mamma mia, raga, mi ha fatto venire in mente che il 14 gennaio ci sarà il concerto dei Green Day al Forum di Assago. E forse tramite varie conoscenze potrei riuscire a ottenere dei biglietti. E nulla, rosicate nel caso. Scrivete qua sotto se c'è qualche fan dei Green Day, perché sinceramente è un gruppo. Intanto facciamo questo bello off topic mentre andiamo a prendere quelli dei Team Plasma. È un gruppo che sinceramente ho scoperto abbastanza recentemente, più o meno agli inizi della scorsa estate. E devo dire che mi piace davvero tanto. È un gruppo rock formatosi nell'86, se non sbaglio. E qua dovrebbe partire la musica del Team Plasma, sì. E nulla, mi piace davvero molto, soprattutto anche le nuove canzoni le reputo davvero belle. E tra l'altro in questo periodo penso di averlo detto da qualche parte, ma sono intanto trovato quello del Team Plasma. Ma sbaglio o qua in giro si poteva usare taglio per andare da qualche parte? Sbaglio forse? No, dicevo, appunto, in questo periodo sono molto, diciamo, preso bene con la chitarra elettrica. E infatti sto suonando davvero tanto. Nel mio tempo libero, se prima lo dedicavo totalmente a YouTube, adesso ci metto dentro anche un po' di chitarra. E devo dire che sono migliorato molto, la cosa mi fa molto piacere. E appunto sto scoprendo tanti nuovi gruppi musicali, dai Green Day ai Linkin Park, i Black Sabbath. E nulla, mi sta piacendo molto questa situazione. Comunque torniamo al gioco perché sto divagando troppo. Questo Spiritomb mi ha appena fatto male lo sguardo. Questo potrebbe essere un problema, vi spiego anche perché. Perché se questo Wachog fa cagare, lo devo sostituire a ogni battaglia. Questo Spiritomb potrebbe mettermelo in culo. Decisamente. Ok, però per fortuna non sembra avere delle ottime mosse. Proviamo un altro Drago Furia. Perfetto, falli. Semitraglia. Ok, perfetto. Tipo il terrore che fosse super efficace. Quando semitraglia è super efficace, raga, è un fottuto inferno. Figuriamoci se colpisce 10.000 volte di fila. Ok, l'ho preso stavolta. Mi è andata bene. Mi gioco un flagello. Dai, ok, perfetto. Bravo Wachog. Che tra l'altro sta per salire a livello 21, cioè sta per diventare più forte del team. Ottimo. Tra l'altro non so quanti minuti di video saremo, circa 20 penso. Ma quanto sono veloci a scappare quelli là. Però si è lasciato sfuggire un dettaglio importante. Se stava cercando il mare vuol dire che il Team Plasma si trova su una nave. Secondo me si sono diretti ad Austropoli visto che lì c'è un porto enorme. O forse semplicemente la prossima città sul percorso della regione. Però sì, potrebbe anche essere perché c'è il mare. Già. Mi devo ricordare qua. Sono curioso. Ponita, bello schifo. No, appunto, stavo dicendo, dovrei tornare con il quando avrò surf qua, perché se non sbaglio. Giù. Ora c'è neanche un Ponita al 3 riesce a buttare giù, non ti fai schifo. 9 punti esperienza. No, dicevo appunto, laggiù, come ho già detto, dovrebbe esserci una zona molto interessante in cui. Se non sbaglio si possono catturare dei Pokémon, quindi. Ok,
Potrei fare un video come nella scorsa Crazy Lock, un video quasi tipo extra in cui vado nelle zone, diciamo, mai visitate e catturo i Pokémon. Ci potrebbe stare. Comunque, signori miei, direi che possiamo avviarci verso Austropoli e nel prossimo episodio, perché siamo già appunto a 20 minuti, esploreremo le fogne. Fogne dove potremo catturare un Pokémon, tra l'altro non solo alle fogne, ma bensì anche al centro di Austropoli, perché in questa generazione c'è, scusatemi, in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, che sono i sequel praticamente di... Sto per buttare giù la bottiglia, meglio se metto il tappo. Sono i sequel appunto di Pokémon Nero e Bianco. Hanno creato una zona al centro di Austropoli, raggiungibile tramite le fogne, che è denominata appunto, cioè che è sotto la denominazione di Austropoli. Sentite che termini belli. E appunto, lì si può catturare un Pokémon. E nel frattempo, con questa nave davvero potente, cioè proprio Concordia levati, andiamo verso Austropoli. Austropoli, che è stata la prima città Pokémon ad aggiungere delle visuali 3D al gioco. Difatti, il 3D che è arrivato in Pokémon XY in realtà è stato preceduto in questa generazione proprio da Austropoli, che ne ha introdotto, diciamo, più o meno il concetto. Infatti, come saprete, ad Austropoli ogni tanto cambia la visuale. È, diciamo, un po' la Luminopoli di quinta generazione, ecco. E tra l'altro la preferisco decisamente a Luminopoli, perché Luminopoli la trovo molto più incasinata. Nel frattempo il nostro rivale nota una nave che chissà mai di chi potrebbe essere. Comunque, oddio, questo qua mi dà la bicicletta che non userò mai. Fai veloce, per piacere. Ti pedalo sulle orecchie. Dai. Non mi interessa di fare il tuo giro dei clown stupido. Ok, perfetto. Signori miei, perché? Non puoi levarti dal cazzo. Non lo so cos'è Genonet! Ok, perfetto. E nulla, signori miei, io vi do appuntamento al prossimo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che sarà postata nella sidebar e passate ai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video. Oh Gesù, dai. Sì, bellissimo, tutto bello. Tra un po' ci faccio la reaction per fare le visual. Epic reaction Fantasilvestro. Pokémonovski. I bei nomi. Vi prego. Capito perché la gente si scazzava a giocare a Nero 2? Gli scleri belli. Sì, mandalo al cinema, ti scongiuro nel nome di Gesù bello. Me ne posso già andare? Oh, bella.